ragazzi, Nick Di Donato con Edrush e Red Sound. Questo video è per farvi vedere come normalizzare tutti i volumi di tutti i preset, perché cosa può succedere? Se noi siamo abituati a lavorare con le nostre macchine digitali utilizzando i preset, quindi nel caso di Edrush utilizzando la funzione rig e quindi avendo tutti i rig salvati e richiamabili con la pressione di un pulsante, potrebbe succedere che i volumi di uscita generali di un preset potrebbero essere diversi rispetto magari al preset successivo, e vi faccio vedere come. Allora, attacchiamo la nostra Red Sound, accendiamo e vi faccio sentire in che modo potremmo avere problemi. Allora, questo è il preset, un preset funky che ho salvato. Ok, questo è il volume di uscita generale. Cosa potrebbe succedere? Che questo preset che ho salvato, nel momento in cui l'ho salvato, il volume mi sembrava giusto, però mettendolo a confronto con un altro preset, potrebbe risultare troppo alto oppure troppo basso il secondo preset che abbiamo salvato. E qui entra in gioco una funzione molto molto carina di Edrush. Se noi facciamo doppio clic su out, abbiamo un V-meter, cioè un analizzatore di volume generale finale che ci indica come stiamo messi appunto riguardo al volume. E io qua già vedo che l'uscita è un po' bassa. Allora, cosa faccio? Semplicemente aumento il volume d'uscita del rig. Vedete come si alza? Lo aumentiamo ancora. Voglio farlo arrivare che si accendano i due LED gialli. Qui alla fine ci sono due LED gialli. A me in questo caso sta bene così, quindi io torno indietro e salvo il preset. Controllo anche il preset che abbiamo selezionato prima, sempre facendo doppio clic su out. Controllo il volume d'uscita generale. Anche qui sono un po' basso, quindi lo alzo leggermente. Ancora un po'. Sta bene anche così. Salvo. Ora cosa succede? Che suonando tutte e due i preset, passando da un preset all'altro, il volume sarà lo stesso. E quindi non avremo più problemi per il passaggio tra un preset e l'altro, perché i volumi saranno tutti regolari. Ciao a tutti!